Dopo due giornate in campo neutro è il debutto allo stadio Lamberti per la Cavese del presidente Campitiello, cui prima del match viene anche consegnata una targa dal collega della Regina Praticò. Dovrebbero essere presenti in campo anche i rappresentanti delle due tifoserie, ma tra queste non corre buon sangue e dunque ci sono solo i patron. La partita. La Regina è subito pericolosa. In pochi minuti, infatti, gli ospiti calabresi vanno vicini al gol. Arena ci prova di sinistro da fuori area, palla di un soffio a lato. Zampaglione poco dopo sulla destra arriva davanti a Conti, poi Arena in qualche modo viene fermato dalla difesa. Proteste dei calabresi. La Cavese si vede di rado, il guizzo non arriva, la squadra di Longo sembra bloccata anche dall'emozione per la prima nel proprio impianto davanti ai tifosi aquilotti. I metelliani però crescono e poco dopo viene annullato per un dubbio fuorigioco il gol del possibile vantaggio. Sul finire della prima frazione, punizione dello specialista De Rosa, il portiere Ventrella respinge, un calciatore aquilotto viene messo giù, è rigore, i dubbi rimangono. E il primo tempo finisce quasi in rissa, viste le proteste veementi dei padroni di casa. La ripresa inizia come era finito il primo tempo. È la Cavese a dare ritmo al match, tedesco impensierisce più volte la porta della Regina, ma il gol non arriva. Subito dopo Tedesco esce, entra Varriale ed è proprio quest'ultimo a procurarsi il rigore alla mezz'ora per trattenuta di Carrozza. Dal dischetto Capitan De Rosa non fallisce l'appuntamento con il gol, vantaggio cavese più che meritato. Qualche minuto la squadra di Reggio Calabria, sempre con Arena, va vicinissima al pareggio. Conti non trattiene il pallone e Carrozza non inquadra la porta sulla respinta. La Cavese capisce che è il momento di chiuderla questa partita. De Rosa sulla sinistra traversa perfettamente in mezzo, Varriale appoggia facilmente in fondo al sacco. 2-0. Prima gioia dunque a Lamberti per i metelliani, per il presidente Campitiello, per una squadra prima in classifica insieme ad altre, ma che rimane in linea con quelli che erano i programmi di inizio stagione, cioè vincere il campionato.